Ciao ragazzi, bentornati su Accadesa Giga Team in questo terzo video natalizio. Oggi il vostro amichevole senologo di quartiere vi racconterà una favola. Una storia di sangue e dolore che ha come protagonisti un fabbro, un coltello affilato e un calcolo renale. E allora mettetevi comodi, prendete la vostra copertina con gli orsetti e una tisana e godetevi questa favola di Natale. Questa storia è stata raccontata per la prima volta da un certo Nicholas Tulp. Vi dice niente? Ecco, il medico che stava squartando il cadavere nel famoso dipinto di Rembrandt. Chi è? Beccate sto splatter. Era una specie di rockstar dei chirurghi del XVII secolo, che è stato anche eletto sindaco di Amsterdam per 4 volte. Il professor Tulp era anche uno scrittore, anche abbastanza bravo, e in un suo libro descrisse alcuni casi clinici curiosi. Per esempio, un singhiozzo durato 12 giorni o una donna in gravidanza che mangiò 1400 ringhe, una cosa che solo lì poteva capitare. Uno di questi casi clinici riguarda un fabbro olandese, un tale Jan de Dot, insomma, per gli amici Gianni, il quale finì pure in copertina del libro, tanto fece scalpore quella vicenda. Il povero fabbro da parecchi mesi soffriva di dolori lanciranti durante la menzione, quindi mentre faceva pipì, e gli era stato diagnosticato un calcolo vescicale. Si era rivolto al chirurgo di zona, diciamo, che aveva provato ad asportarlo, ma non c'era riuscito, per ben 2 volte. Non perché il chirurgo fosse scarso, ma perché Gianni, alla vista del suo arsenale, era scappato a gambe levate. Ma allora perché tutto sto terrore per un intervento che oggi è considerato quasi banale? Dobbiamo considerare il periodo storico, quindi 1650 o giù di lì. In Europa infuriava la guerra dei 30 anni, in America erano appena sbarcati i coloni della Mayflower, da noi Galileo inventava il telescopio, Torricelli inventava il barometro e la prima donna italiana si laureava a Padova. Era un'epoca preantibiotica, non esistevano né gli antibiotici e tantomeno gli anestesisti o l'anestesia, l'etere era appena utilizzato, ancora non si capiva bene come funzionasse. In quell'epoca, soprattutto ad Amsterdam, i calcoli vescicali erano parecchio frequenti. Perché? Perché le case erano umide, fredde, piene di spifferi. La gente andava in giro con strati e strati di pellicce che non si cambiava quasi mai. Anche perché lì l'acqua potabile era parecchio scarsa. Amsterdam, certo, è piena di canali, però i canali contenevano acqua di fogna, non Chanel numero 5. E in quei canali spesso galleggiavano topi morti, cadaveri vari, insomma, non era un'acqua molto salubre. E quindi i gioielli di famiglia erano sempre a contatto con vestiti sporchi e quindi le infezioni così dilagavano come se piovesse. Sarebbe come se voi non vi cambiaste le mutande per un mese e viveste in una casa senza acqua corrente. Però che c'entrano le infezioni alle vie urinarie con i calcoli vescicali? Beh, c'entrano perché le infezioni, una volta, 2 volte, 3 volte, possono portare alla formazione di sangue e pus nella vescica. Sangue e pus formano un sedimento e questo inizialmente viene sciacquato via con l'urina, però se queste infezioni si ripetono, il sedimento resta in vescica. Questi sedimenti si accumulano, si ingrandiscono, crescono di dimensioni finché non diventano troppo grossi per essere eliminati con l'urina. Si forma così il calcolo vescicale o mal della pietra, come lo chiamava Ippocrate, appunto perché si formano dei sassi, delle briccole nella vescica. Il primo rimedio contro i calcoli è appunto quello di bere molto. Peccato che nell'Amsterdam del 600 fosse difficile trovare dell'acqua potabile. I fluidi più comuni che si trovavano nelle case era aceto, birra, sidro e vino, perché si conservavano più a lungo. E comunque i calcoli vescicali non è che li conoscevano solo ad Amsterdam, erano conosciuti fin dall'antichità addirittura. Infatti in un passo del giuramento di Ippocrate si può leggere: non opererò coloro che soffrono del mal della pietra, ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa attività. Questo perché secondo Ippocrate la litotomia, cioè l'intervento di togliere i calcoli vescicali, non rispecchiava il suo principio del primum non nocere, cioè primo non far male. E infatti metteva i tagliatori di pietre o tagliapietre, cioè quelli che facevano la litotomia, fuori proprio dalla professione medica. Cioè li teneva accanto a tiradenti, fattucchieri, indovini, stregoni e altri ciarlatani del genere. Benvenuto tra noi, numero 908. Ti sei unito al sacro ordine dei tagliapietre che sin dai tempi antichi spaccano le rocce dell'ignoranza, che oscurano la luce della conoscenza e della verità. Però perché tutta sta diffidenza verso i poveri tagliapietre? Allora, cominciamo a dire che la componente più importante di un ambulatorio dei tagliapietre era la presenza di un cavallo veloce. Così il tagliapietre poteva scappare velocemente se le cose si mettevano male. Questo perché era un intervento gravato da un piccolo tasso di mortalità, attorno al 40%. Infatti, sottoposto a questo intervento, era un po' come lanciare una moneta. Testa, soffrivi come un cane ma sopravvivevi con un bel taglio di 10 cm dietro lo scroto e diventavi incontinente. Croce, soffrivi come un cane e ci lasciavi le penne, avendo pagato in anticipo per giunta. Allora, come funzionava questo piccolo intervento?
All'epoca si conoscevano due tecniche. C'era l'intervento piccolo, nel quale si usava l'apparatus minor, e l'intervento grande, in cui si usava l'apparatus major. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. L'intervento piccolo è stato inventato nel primo secolo d.C. In questo intervento il paziente è supino a gambe sollevate, la posizione che attualmente viene chiamata posizione litotomica, appunto. Il tagliapietre chiede al paziente di sollevare lo scroto e inserisce l'indice nell'ano per tastare dal retto il calcolo nella parte frontale della vescica e spingerlo verso di sé, verso il perineo, cioè la zona tra l'ano e la radice dello scroto. Quindi con un coltello piccolo fa un taglio profondo tra lo scroto e l'ano fino a raggiungere il calcolo. Quindi chiede al paziente di spingere o a un assistente di premere sull'addome, se il paziente dovesse svenire, e il calcolo plof esce fuori, un parto un po' sui generis, diciamo. Se l'operazione riesce, il tagliapietre a sto punto deve premere con forza sull'addome per evitare che il paziente muoia dissanguato, da qui il 40% di mortalità, e se il paziente sopravvive potrebbe sempre morire di infezione. Però nel 1522 un certo Mariano Santo Barolitano, un nome e un programma, descrisse una nuova procedura che aveva messo a punto il suo maestro Giovanni de Romanis da Cremona. Per questa procedura servivano più strumenti e più grandi rispetto a quello di prima e questo strumentario appunto si chiamava apparatus major ed era una procedura leggermente più fastidiosa rispetto alla precedente. Il paziente veniva sempre messo in posizione litotomica, dopodiché una bella sonda ricurva veniva infilata nell'uretra a forza. Dopodiché con una lama si faceva un taglio verticale in direzione della sonda tra il pene e lo scroto. Attraverso questo taglio si inseriva uno strumento cavo chiamato gorget, nel quale si potevano inserire forcipi e uncini per frammentare ed estrarre il calcolo. Il vantaggio di questo intervento era che l'incisione era un pochino più piccola e c'erano un po' meno probabilità di incontinenza, però la mortalità era più o meno la stessa. Vabbè, però torniamo a Gianni. Possiamo immaginare i dolori e l'esasperazione di una patologia che può essere curata soltanto dal macellaio sotto casa. Quindi dolore mentre urina, bruciori, crampi e una sensazione continua di stare per pisciarsi addosso, perché il calcolo preme sul fondo della vescica dove c'è un sensore di pressione e questo sensore di pressione fa partire lo stimolo per andare in bagno. E il calcolo era diventato talmente grosso che se lo riusciva anche a palpare. E quindi, dopo essere fuggito due volte dai tagliapietre, l'illuminazione. Lui è un fabbro, qualche strumento affilato ce li ha, e quanto deve essere difficile togliere un sasso da una vescica? Che lui è meno bravo di quella banda di mentecatti? E allora che cosa fa? Si forgia di nascosto una delle lame che ha visto negli ambulatori dei tagliapietre e aspetta la giornata adatta. Il 5 aprile del 1651 era una giornata perfetta ad Amsterdam, bella umida e fredda e nebbiosa al punto giusto. Gianni si alza all'alba come di consueto, fa una bella colazione a base di birra e aringhe e con una scusa manda la moglie al mercato del pesce. Una volta che la moglie se n'è andata, acchiappa il suo garzone e gli dà due ordini un po' strani. Reggimi le palle e mettimi un dito in culo. E il povero ragazzo così fa, a 14 anni, però di cose strane ne ha già viste e poi quel lavoro gli serve. Quindi Gianni prende il coltello che si è forgiato e procede, tipo Rambo. Quindi taglia una volta, taglia due volte, taglia tre volte, ma il calcolo è talmente grosso che non riesce a passare. Allora mette due dita, non lavate ovviamente, nella ferita e tira con tutte le sue forze per allargarla. Intanto la faccia del garzone era tipo questa. E quindi tirando e spingendo finalmente riesce a espellere questo calcolo, un San Pietrino di queste dimensioni. A questo punto però Gianni si accorge di un piccolo particolare che aveva tralasciato. È sì capace di incidere, ma non è capace di suturare. E quindi si preme uno straccio sulla ferita e parte zoppicando alla ricerca di uno di quei tagliapietre che lo rattoppasse. La ferita poi viene suturata, però poi si porterà una bella costellazione di infezioni, fissure e problemi vari. Quindi ci metterà mesi e mesi a guarire. Ma Gianni incredibilmente sopravvive, anche se non si potrà sedere su una sedia per un anno e diventerà incontinente. Dopo questa impresa diventò famoso in tutto il paese, anche grazie al dottor Tulpa che mise la sua faccia in copertina del suo libro, tipo quelli che vengono messi in copertina sul Time. Gianni era talmente fiero del suo gesto che un mese dopo l'accaduto, ancora zoppicante per le ferite, andò dal notaio e fece ufficializzare il suo gesto. E scrisse anche una poesia sull'accaduto. Si stupisce l'intero paese per ciò che in sua mano prese? Per quanto umano sia stato il gesto, mano divina ha permesso questo. Spinto dalla disperazione, gli hanno trovato la liberazione. Allora ragazzi, piaciuta questa storiella? Da Federico è tutto, mettete un bel like a questo video se vi è piaciuto, condividetelo ai vostri amici per traumatizzarli un pochino e scrivete sotto nei commenti che cosa ha detto la moglie di Gianni dopo che è tornata dal mercato. Un saluto dal vostro amichevole senologo di quartiere che vi augura buone feste e ci vediamo nel 2021. Ciao ragazzi!